Ragazze, bentornate sul canale. Allora, video di alcuni acquisti e ultimi arrivi beauty che volevo appunto farvi vedere. Allora, sono delle belle novità, sono contenta e non vedo l'ora di provare il tutto. Allora, da dove parto? Parto da Acquestapone. Ci sono andata ieri a fare un giretto, in realtà perché dovevo fare comunque un po' di spesa di detersivi. E sia ieri che oggi, perché oggi è la festa della donna, anzi, auguri e un bacio a tutte voi, davano appunto da Acquestapone un omaggio. Come sapete, fanno spesso queste promozioni qui, danno degli omaggi durante alcuni giorni di festa, ecco. E questa volta davano lo specchietto con le lucine LED. A me piaceva, tra l'altro, e non l'ho mai avuto. Ed è appunto, vedete un po' lo specchietto così con le luci LED. Vedete? Così si vede bene. Molto carina, devo dire. E ovviamente le lucine si spengono poi dal retro. Molto carino, con 15 euro di spesa. Carino. Tra i detersivi ho preso solo una cosina beauty, che tra l'altro era anche in offerta, ed è un pennello della Royal Beauty. Questo qui, di queste forme uscite già da un po' di tempo di vari brand, io non ne avevo provato neanche uno ancora, però l'ho visto in offerta, ho pagato solo 2,90 euro e ho voluto prendere questo piccolo che è da correttore praticamente, quindi lo userò per il correttore e sono veramente curiosa come una scimmia. Quindi, ed è appunto questo qui. Li conoscete benissimo, è molto morbido. C'era anche quello un po' più grande in offerta che costava 4,90. Probabilmente andò a prendere anche quello. Quindi voglio provare prima questo per vedere come mi trovo. E vediamo un po'. Quindi per andare a sfumare il correttore qui. Vediamo, lo utilizzo, lo inizio ad utilizzare in questi giorni e vi faccio un po' sapere. Poi vi faccio vedere un ordine che appunto ho fatto la settimana scorsa e che mi è arrivato l'altro giorno. Chi mi segue su Instagram avrà visto le stories. Ho fatto un ordine da questo sito che si chiama Beautitude. È un sito che appunto vende tutte maschere coreane in tessuto, ma anche in crema, qualcosina in crema anche, però per la maggior parte sono maschere in tessuto. Io sono ovviamente super attratta da queste cose, da queste novità, e quindi ho voluto fare un ordine. È un sito che mi ha fatto conoscere mia cognata perché lei ha acquistato già più volte, quindi ovviamente curiosa sono andata a vedere e ho fatto il mio primo ordine. Allora, cosa ho preso? Come prima cosa, perché la volevo provare da tempo, se ne vedono un po' in giro sia in monodose, quindi maschere in tessuto, ma anche in questa tipologia, ed è la famosa Bubble Mask, Carbonated Bubble Clay Mask, di questo marchio che si chiama Elisa Vecca. Mai sentito? Perché appunto sono tutti brand, come potete vedere, coreani, perché in effetti tutte le descrizioni, gli ingredienti sono tutti in coreano. Ed è appunto la maschera che una volta applicata inizia a fare le bolle. Quindi è una cosa già simpatica da provare. E appunto ero curiosissima. Si presenta così, questa è appunto una in crema, quindi in vasetto. Sono curiosissima, è la prossima che inizierò a provare perché sono veramente curiosa. E quindi è appunto una maschera purificante e c'è anche il suo pennellino. Credo che questo l'abbiano aggiunto loro insieme alla maschera, non credo sia in dotazione con questa. Quindi questo pennellino appunto per andare a stendere, ad applicare la maschera. Questa qui costava 19,90, poi avevo un 10% di sconto per il primo ordine, quindi ho pagato qualcosina in meno. Poi l'ordine appunto, ho preso quella e poi un po' di matto, tutto contenuto in questi sacchettini molto simpatici, quindi anche era molto curato il pacchettino. E poi dicevo, ho preso un po' di maschere in tessuto perché io le adoro, ragazze, sono veramente diventata una super fan. Ne ho ancora altre da smaltire, però adesso che ho queste sto bene per un po' di tempo. Allora ho preso
Questa qui di Misha, la Red Ginseng Sheet Mask. Poi di questo brand che non so come si chiami, ragazze, perché ripeto in coreano, quindi però è alla vitamina C. Questa qui. Poi mi piacciono molto i pack di queste maschere, sono molto carini. Questa di Skin 79 al melograno, che carina. Alcuni brand li trovate anche su altri siti, tipo Machiai, anche ne ha tantissime. Poi questa qui al miele Natural Essence Mask di Foodaholic. Vedete? Allora, i prezzi variano, si parte anche dalle 2 euro, anche alle 7 euro per una singola maschera, quindi dipende dai brand, dipende dalla tipologia della maschera e ci sono anche molte offerte, quindi questa credo che era, l'ho pagata in offerta 1,20 euro, quindi pochissimo. Poi questa qui di Aritaum Mugwort, questa. E al prezzemolo, sempre ragazzi, non mi ricordo perché comunque ovviamente sul sito trovate le descrizioni in italiano, quindi non ricordo. Se volete andate appunto a vedere sul sito di Beautitude Boutique, cercate. Poi questa di Olika Olika, che è anche un marchio che vende macchiaia, alla Vitamin Pineapple all'ananas. Questa avrà un profumo pazzesco. Ce n'era una alla banana, però era esaurita. Avrei voluto prenderla, magari al prossimo giro. Poi questa di Etude House, che è un marchio che già conoscevo, però mai provato nulla, al Green Tea, tè verde. Poi c'è questa di Nature Republic, alla camomilla. Ovviamente ho preso marchi diversi. Ogni maschera, come vedete, ha un marchio diverso, proprio per provare più cose. E poi l'ultima, ma quella più figa, secondo me interessante, in effetti è quella che ho pagato un po' di più, forse sulle 5 euro, è di Karatika, credo che sia questo il marchio, no, Gandong Karatika, è praticamente dorata, quindi avrà delle particelle d'oro, ed è appunto, come vi ho fatto vedere su Instagram, con olio d'uova di papera 100%. Quindi sono veramente nutritiva come maschera. Quindi molto molto curiosa, ragazze. Veramente curiosissima. Questa mi ispirava un sacco. Quindi ovviamente man mano che le provo io su Instagram, sulle stories, quando utilizzo queste maschere faccio sempre vedere. Quindi seguitemi lì per avere comunque anche dei contatti diretti con voi. Quindi vi rispondo anche al momento. Ed è anche bella questa cosa qui. Ricordatevi che sono sempre Robifree su Instagram. In più c'era qualche campioncino che mi hanno inserito. Campioncini tra l'altro interessanti. Allora, di Tony Moly sono due creme, questa sì è un peeling gel, questa invece è una crema viso, poggio, no si vedono, poggio lì, poi questo è un siero, credo, non vi posso dire nulla, proverò tutto comunque, questo qui è una base, credo, una base, un primer. E poi questo che è un contorno occhi eye cream di questi marchi alcuni conosciuti come Tony Moly, però altri magari no. Poi ho fatto un giro in centro commerciale qualche domenica fa, ho anche comprato qualcosina d'abbigliamento che poi vi farò vedere. E ho fatto un giro all'OVS, ho preso solo una cosina di Essence che a parte la volpe disegnata mi piaceva comunque. È una palette di rossetti. Io non ho palette di rossetti perché le trovo un po' scomode da utilizzare. Prendere il pennellino, stare lì è un po' più impegnativa come cosa. Però questa palette mi piacevano tantissimo i colori. Vedete, sono dei colori carinissimi. Non l'ho ancora provata, poi vi farò vedere. C'è solo questo che è molto scuro. È un cioccolato. Però gli altri. Questi due sono metallici, quindi
voglio provare questa palettina di rossetti pagata 4 euro e qualcosa. Questa qui di una collezione, però credo sia. Ora non so perché collezioni di Essence, figuriamoci se mi ricordo. Però se la trovate, era comunque nello stand, nella zona dove mettono le edizioni limitate. Questa, e ho voluto prendere il pennellino appunto per andare ad applicarli. Io ne ho già uno di pennellino da rossetto, però ho detto, visto che ci sono, ne prendo un altro, questo qui. Visto che comunque ho preso la palettina, questo non ricordo il prezzo, ragazze, sulle 2 euro. Poi, ultime cose, parliamo di brochet. Mi è arrivato il pacco oggi perché avevo fatto l'ordine un po' di tempo fa, sono passati già 10 giorni, sono un po' lenti, ragazzi, questi brochet. Ho fatto il mio solito ordine e c'era per noi venditrici un omaggio se si faceva un ordine nel mese di febbraio. Io l'ho fatto l'ultimo giorno di febbraio perché comunque volevo ricevere questo omaggio, anche perché è un prodotto che non verrà venduto nei negozi, era un'esclusiva soltanto per noi venditrici, ed è il guanto struccante. Allora, diciamo che richiama un po' tutti quei panni struccanti che sono usciti ultimamente con vari brand. Quindi loro hanno fatto questo panno, che tra l'altro è super morbido, vedete? È questo panno bianco con logo e brochet morbidissimo, che appunto dovrebbe struccare senza nulla, con soltanto acqua. Quindi io lo ando a provare, anche se io struccarmi solo con l'acqua a me non piace, sinceramente mi piace comunque, a parte che eyeliner e roba varia, non so se va via solo con questo e l'acqua, perché comunque utilizzo bifasico e tutto, però se non dovessi utilizzarlo come struccante, mi piace l'idea di utilizzarlo comunque quando vado a fare le maschere, quindi andare a pulire il viso con questo. Quindi lo utilizzerò e vi farò sapere com'è questo panno. Poi ho ripreso, ve la devo far vedere comunque nei prodotti finiti, però ho ripreso la nuova matita per sopracciglia perché all'inizio non mi entusiasmava, nel senso che comunque non notavo una netta differenza con la matita classica. Invece utilizzandola mi è piaciuta tantissimo perché comunque definisce meglio appunto il sopracciglio, quindi viene molto più definito e mi piace perché appunto una punta abbastanza sottile. L'unica cosa negativa è comunque è finita subito, ragazze, meno di un mese mi è finita la matita, quindi rispetto a quella classica dura molto meno, però l'ho voluta riprendere proprio per utilizzarla magari per degli eventi più importanti, per quando esco un po' così la sera, poi per tutti i giorni utilizzo quella classica, però questa l'ho voluta riprendere. Infatti ve la farò vedere nei prodotti finiti. Ultima cosa del pacco Yves Rocher, ho voluto prendere degli ombretti in cialda, dei tester in realtà sono, però hanno le stesse misure degli ombretti che vengono venduti, però gli ombretti che vengono venduti hanno il loro contenitore, a noi li mandano così, che a me è una cosa che va più che bene. Andrò a comprare una palette vuota magnetica per andare a inserirli. Io ho voluto prendere questi, ovviamente non sono tutti gli ombretti di brusci, però ho voluto prendere questo kit perché sono i colori che più o meno utilizzo e che mi piacevano di più. Sono appunto questi qua, sono 1, 2, 4, no 5 matte e il resto sono satinati. Sono colori che utilizzo per la maggiore, quindi questo mi servirà sotto l'arcata, questo no, qual è? Questo per sfumare nella piega è ottimo, quindi li ho voluti prendere. Loro ci permettono, danno l'opportunità a noi venditrici di acquistare questi kit ad un prezzo ovviamente vantaggioso, ovviamente non ce li regalano, ad un prezzo comunque vantaggioso rispetto all'ombretto singolo venduto, e quindi io ho voluto approfittare e ho preso questi qui. Poi ovviamente ve li farò vedere all'opera, non so, ve li mostrerò più in avanti, ve ne sboccio soltanto uno così, visto che ci siamo. Io in realtà ho ancora quelli vecchi perché li avevo comprati anche quelli vecchi, quindi ce li ho ancora e mi sono sempre trovata bene. Vi sboccio
Quale? Questo qui sul questo verde, bronze scintillante si chiama. Bronze che in realtà è verde però. No, non è bronze scintillante, ragazze. Sicuro? Ma è verde. Vabbè, comunque. Vediamo. Ed è questo. Verde che comunque ha delle sfumature sul dorato bronzo. Vedete? Bello, molto bello. Quindi sono colori, tonalità che comunque io utilizzo. E ho detto, ma sì, ora li prendo così li testo perché è anche utile, ci aiuta anche nella vendita. Quindi li proverò, vi farò sapere. Questi qua mi sono arrivati oggi. Allora, ragazze, niente. Queste sono le ultime novità beauty, proverò tutto, sono curiosa di provare la bubble mask, quindi tenetevi pronte perché vedrete sicuramente nelle stories il mio viso ricoperto di bolle, quindi sarà una cosa anche divertente da utilizzare. Niente ragazze, fatemi sapere i vostri ultimi acquisti di beauty, così un po' ci scambiamo dei consigli, a me fa sempre piacere. Io vi mando un grande bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo su Instagram, mi raccomando. Ciao!